Salve a tutti carissimi ascoltatori di Radio Android, bentornati in una nuova puntata, ma non una semplice puntata, perché questa è una nuova puntata internazionale ed oggi ho il piacere di intervistare un calciatore brasiliano, lui è Leandro Vilela, e gioca attualmente nel Paraná, nella prima divisione brasiliana. Olá a todos, sou Leandro Vilela e agradeço ao Mário pelo convite. Bene Leandro, io ti ringrazio innanzitutto per aver accettato questo mio invito e come prima cosa voglio chiederti come nasce questa tua carriera calcistica. Eu comecei como criança jogando futsal, mais conhecido aqui no Brasil como futebol de salão. Depois, na adolescência, fui para o futebol de campo. Iniciei minha carreira no Paraná Clube com 16 anos. Quando completei 17 anos, iniciei minha trajetória no profissional e aonde estou no clube desde os meus 17, hoje já com 23 anos. Bene, dice che ha iniziato a giocare a calcetto in Brasile come ogni bambino e già da adolescente a 16 anni è stato preso nel Paraná Club e quando aveva 17 anni è stato promosso in categoria e ora che ne ha 23 è attualmente in quella categoria nel Paraná Club. Bene, Leandro, voglio chiederti qual è stato il tuo gol o obiettivo più importante? O objetivo mais importante foi no ano de 2017, aonde classifiquei a equipe para a primeira divisão do futebol brasileiro, onde a nossa equipe não conseguia esse objetivo há 10 anos e eu entrei na história do clube por conseguir esse feito. Il suo obiettivo più importante è stato nel 2017, dove è riuscito a qualificare la sua squadra del Paraná Club, scusate per la pronuncia, come prima divisione del campionato brasiliano. E lui, facendo ciò, è riuscito ad entrare nella storia in quanto questo club, non riusciva a raggiungere la prima divisione da circa 10 anni. Qual è stata la tua partita più importante? Foi no jogo onde a gente conseguiu o acesso de divisão, onde o jogo estava empatado até o final do jogo e a gente conseguiu fazer um gol nos acréscimos e a gente conseguiu a vitória e assim concretizar que a gente subisse de divisão. La sua partita più importante è stata quella che gli ha permesso a lui e alla sua squadra l'accesso alla prima divisione e dice che sono partiti già con un gol, già dai primi minuti, arrivando poi a vincere e quindi ad accedere alla prima divisione del calcio brasiliano. Leandro, se dovessi descrivere il calcio, come lo descriveresti? O futebol é a realização de um sonho meu e de toda a minha família, principalmente do meu pai. Hoje jogo no time que ele torce e isso é muito importante para mim. Ainda espero realizar outros sonhos dentro do futebol, conhecer outros países, outras culturas, principalmente na Europa, e são coisas que só o futebol pode me proporcionar. Bene, dice che per lui il calcio è un sogno che diventa realtà, ma non solo per lui, ma anche per tutta la sua famiglia, specialmente per suo padre, perché oggi gioca appunto con il Paraná Club, che è la squadra che ha sempre tifato suo padre, e spera di realizzare altri sogni nel calcio, come giocare ad esempio nella nazionale brasiliana, oppure giocare in altri paesi e conoscere nuove culture e soprattutto l'Europa. E dice che questo sarà possibile solo attraverso il calcio. Bene, qual è il sogno che vorresti si realizzasse nel calcio? Realizar o sonho de jogar uma Copa do Mundo ou jogar uma Liga Europa ou uma Champions League. Esse seria o meu maior sonho. Bene, dice che vuole realizzare il sogno di giocare una Coppa FIFA o di giocare una Lega Europea oppure di giocare la Champions League. Questi sarebbero i suoi più grandi sogni nel calcio.
Leandro, hai mai dedicato un gol a qualcuno? Dediquei o meu primeiro gol como profissional a Deus e ao meu pai, foi quem sempre esteve ao meu lado. Bene, dice che ha dedicato il suo primo gol come professionista a Dio e a suo padre perché erano sempre al suo fianco. Bene, Leandro, questa era la mia ultima domanda. Io ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Ringrazio la società calcistica per averci permesso questa intervista. E che dire, ringrazio anche Leandro per aver accettato il mio invito. Lo ringrazio nuovamente. Allora, gli mando un grande abbraccio e gli faccio i miei migliori auguri per la sua carriera calcistica. Agradeço ao Mário novamente pelo convite e envio uma saudação a todos os ouvintes da Android Rádio. Um abraço.